Un carissimo saluto. Questa mattina ho pubblicato il video Bruce Lee citazioni e per adeguare una traduzione consona, senza andare ad esagerare o sostenere fedeli della religione cristiana, ad esempio, ho tradotto la parola heaven con firmamento. Così il primo commento è arrivato giustamente dove hanno postato. Sembra che Bruce Lee non dice firmamento, infatti dice heaven. La mia risposta. Grazie, dice sky and heavens, che vuol dire sia cielo e cieli o paradiso. Se fosse al plurale, heavens significa cieli. Se fosse al singolare, lo guardiamo attraverso il traduttore di regime, vuol dire paradiso. Siccome non volevo scrivere, per come ho detto all'inizio, la parola paradiso, ho preferito tradurre con uno dei sinonimi di cielo, ovvero firmamento. Bene, stavo osservando questo video. E Dio chiamò il firmamento paradiso. Questo fa parte di Genesi 1, versetti da 6 a 8. E Dio chiamò il firmamento paradiso. Quello che si legge qui è quello che scrivono altre Bibbie, non quelle in italiano, le nostre, no, assolutamente. Se andiamo a leggere sulla Bibbia interlineare, leggiamo Heavens, e Dio chiamò il firmamento paradiso con la lettera maiuscola. Ma le nostre Bibbie come lo traducono? La Nuova Diodati scrive semplicemente e chiamò il firmamento cielo. Interessante, vero? Ma anche le altre Bibbie scrivono la stessa identica cosa. Se andiamo sulla CEI, Conferenza Episcopale Italiana, non sto facendo nessuna pubblicità per nessuna Bibbia, nessuna religione, sto solo analizzando alcune traduzioni. E Dio chiamò il firmamento cielo. Ma non è proprio così. Abbiamo appena visto l'interlineare dove si legge Heavens, paradiso. E i testimoni di Geova come lo traducono? Dio chiamò l'ampio spazio cielo. Ampio spazio al posto di firmamento. Ma c'è qualcuno che somiglia alla traduzione dell'interlineare e del traduttore dove si dice paradiso? Se andiamo a leggere la 21st Century King James, e Dio chiamò il firmamento Heavens. E Dio chiamò il firmamento Paradiso. Questo è solo per fare semplicemente un po' di informazione corretta rispetto ai dogmi fasulli delle traduzioni di regime. Potete vedere ancora una volta che tutte le Bibbie traducono come piace a loro. Su Indice Alfabetico cercate le voci versetti della Bibbia, dove troverete un sacco di analisi sulle porcherie che hanno tradotto e divulgato. Si sono praticamente divertiti a diffondere quello che hanno voluto loro, storpiando a loro piacere per confondere e intimidire gli esseri umani, esattamente come stanno facendo adesso, capillarmente attraverso i media di regime, attraverso i social di regime, l'informazione di regime. Anche adesso ognuno traduce e trasmuta secondo il proprio obiettivo frasi dei burattini politici, ai quali ancora molte persone credono, purtroppo. E Dio chiamò il firmamento paradiso, ma tutti hanno tradotto e Dio chiamò il firmamento cielo. Addirittura i testimoni scrivono, quindi fece questo ampio spazio. Accidenti, non c'è scritto da nessuna parte ampio spazio. E Dio chiamò il firmamento heaven. Bene? Grazie, buon fine settimana, divertitevi, state bene, pensate positivo, soprattutto pensate sempre alle cose belle. Quando incontrate qualcuno che vi porta notizie brutte, dite non mi interessa, spegnete il televisore, cambiate canale, spegnete il device, insomma, sveglia ragazzi e ragazze, il pensiero crea se ancora non l'avete capito. Dino.